Ma quando vai lassù ti pensa solo a buttarla via, però sì, è normale che io personalmente non faccio mai battere i rigori durante la settimana ai miei giocatori perché non valgo. Chi tira i rigori durante la settimana? Amici di Sport a chilometro zero, ben ritrovati dal ristorante Miura, via Sette Ponti Sette, Arezzo, con Agostino Iacobelli, per parlare di Serie D. Agostino, un campionato insomma che ci tocca molto da vicino per tantissime vicissitudini, e a cominciare dal San Donato che vince con il Flaminio, un successo tutto secondo copione, con la formazione di Indiani che con un turno d'anticipo se ne va in Serie C. Meritatamente, anzi io faccio i complimenti a Paolo Indiani perché, e alla società perché hanno fatto un campionato eccezionale, programmato, perché già l'anno scorso hanno fatto bene, hanno fatto i playoff, quest'anno hanno più o meno lasciato la struttura importante della squadra, inserendo due o tre giocatori importanti, meritatamente, era la squadra più forte e ha vinto meritatamente sul campo. Nei playoff ci sono certi Poggi Bonsi, Arezzo e Follonica Cavorrano. Poggi Bonsi, diciamo, quando partiranno questi playoff, può partire con i pronostici, con il pronostico a suo favore? Sì, per il fattore campo sì, però come ti dicevo l'altra volta, Antonio, secondo me l'unica squadra che veramente può trarre dei grossi vantaggi dai playoff è l'Arezzo, perché come dicevamo l'altra volta fare un ripescaggio per le altre squadre è abbastanza dispendioso. Quindi, però sai, quando ti trovi là vuoi sempre vincere, quando uno entra nel rettangolo verde vuole Ah punta sì, sempre a si gioca vincere. sempre per vincere, insomma. Quindi, E tu ne sai qualcosa? sempre. Dove mi piace ricordare quel gol al Milan, con la Cremonese. Anzi, faccio i complimenti anche alla Cremonese che è tornata in Serie A dopo tanti anni e mi fa enormemente piacere. L'Arezzo che comunque è reduce dalla sconfitta in casa delle Badesse e sicuramente ha molto da recriminare. Sì, l'ho vista in televisione l'altro giorno e l'Arezzo ha fatto bene. Poi, dopo l'espulsione di Biondi, mi sembra che è rimasta in 10, ha avuto anche rigore in 10, però dopo in difesa hanno ballato un pochino, c'è stato qualche riparte, c'è stato un rigore un po' dubbio a fuori del Badesse, però il Badesse è una squadra tosta, c'è il presidente che è molto orgoglioso, è una persona che vuole vincere, quindi, però l'Arezzo bene, purtroppo il campo ha detto di no, ma vedendola ha fatto una buona partita secondo me. In carriera da calciatore, hai mai tirato un calcio di rigore? Ma voglia. Quante tensioni c'è? Ma quando vai lassù ti pensa solo a buttarla via, però sì, è normale che io personalmente non faccio mai battere i rigori durante la settimana ai miei giocatori perché non valgono. Chi tira i rigori durante la settimana e fa sempre gol arriva domenica. Quindi preferiscono, perché la tensione della domenica è molto diversa da tirarli il sabato mattina. Lì può Sì, decidere il risultato, i miei come ragazzi anche quest'anno si arrabbiano perché sabato mattina vogliono tirare i rigori, ma io non li faccio mai battere perché c'è una tensione troppo diversa. bisogna viverla. Sì. Tanto resta aperta la lotta per la terza posizione tra Arezzo e Follonica Cavorrano. Sì, ma io penso che l'Arezzo col Flaminia, anche perché il Flaminia giustamente, dico io, a livello mentale si è un po' rilassata, quindi l'Arezzo ha ancora uno stimolo in più rispetto al Flaminia. Certo, per la quinta posizione è ancora più difficile, lotta Badesse e Pianese. Pianese. Lì è più dura, anche se secondo me la Pianese a Livorno vince, perché ho visto anche Pianese Poggi Bonsi fino All'ultimo. all'1-1 la Pianese stava giocando benissimo. Qui, sono due squadre che devono vincere per forza tutte e due, sia Badesse secondo me che la Certo. Pianese, se vogliono raggiungere i playoff. Mentre per quanto riguarda la parte medio-bassa della classifica, sicuramente domenica scorsa abbiamo assistito a questo pareggio Unipol Mezzi a San Giovannese, ed è un pareggio che serve poco, soprattutto agli azzurri. No, ma anche al Pomezia, secondo me. Questa era una partita da 1-2. Personalmente me la sarei giocata sempre per vincere, perché vincendo a Pomezia o il Pomezia vince, il Pomezia aveva il 98% per, 99% per andare a fare i play-out, mentre vincendo la San Giovannese era salva matematicamente. Matematicamente, insomma, infatti adesso domenica, insomma, c'è questo bell'incrocio, insomma, la San Giovannese è obbligata a vincere con le Badesse e poi devono anche seguire Foligno Unipol Mezzi.
Sì, domenica ho visto il Foligno, anche se aveva quattro squalificati, mi sembra 4 o 4 squalificati. Non è stata una bella partita a Trestina, però poi se rimani intrappolato in quei nei play-out diventa una cosa più nervosa, non è bella. Guarda, le uniche due partite veramente importanti che contano sono queste due, cioè San Giovannese Badesse e Unipomezia Foligno. Quindi ci vedremo. Mentre per quanto riguarda l'Arezzo, domenica è obbligata a vincere con il Foligno, proprio per conservare con il Flaminia, sì, per conservare la terza posizione. Io credo che non ci siano problemi, anche perché pur perdendo, te l'ho detto prima, l'Arezzo ha fatto una buona partita, poi ha sbagliato il rigore che ci sta nel calcio, però sai, se fosse andato in vantaggio sul rigore di Calderini sarebbe cambiata tutta la partita. Certo. Prima della vigilia, no, della trasferta con le Badesse, il Tecna aveva dichiarato, insomma, che voleva vincere proprio per gestire i diffidati, insomma. Invece adesso questo video diventa, insomma, hanno fatto più calcolo. Sì, ma molti lo fanno proprio per questo, perché l'ultima partita possono gestire le forze, i diffidati, però secondo me l'Arezzo deve giocare con una squadra migliore, tra virgolette, ora non so qual è, che significa, perché me chiunque entra in campo è il migliore. Certo. Però è una partita che deve vincere. E concludiamo con Polloni che cavolano Trestina, probabilmente in altri momenti sarebbe stata ancora più importante. Sì, il Trestina ha perso le ultime due o tre partite, non ha fatto benissimo, tranne domenica che ha vinto meritatamente. Però se riusciva a portare via qualche punto o da Roma o l'altra partita in casa col Cascina, o darsi l'ultimo si poteva ancora giocare i playoff che ha fatto l'anno scorso. Bene, io ti ringrazio. Grazie a voi, siamo ci troveremo la prossima settimana per parlare di Serie D. Sperando sempre che sia salvato la San Giovannese, non me ne vogliono Badesse, perché sono sempre rimasto con tanti amici e con tante brave gente. Bene, ringraziamo il ristorante Miura, via 7 Ponti 7 Arezzo, per l'ospitalità, Agostino Iacobelli, e quanti ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie.